Covid è tornata la tappa italiana del circuito mondiale di cross triathlon. X-Raider torna a scanno con l'ottava edizione della competizione internazionale di cross triathlon dopo la sosta forzata del 2020 e regala un grande spettacolo. Considerato una delle gare più dure del circuito europeo, con una pioggia ininterrotta e le temperature molto al di sotto della media stagionale, la gara è diventata ancora più estrema tra le acque del lago a forma di cuore, le salite lunghissime e le discese vertiginose dei percorsi che si snodano al confine del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise. Nella X-Terra Full, 1,5 km a nuoto, quasi 30 in bicicletta con un dislivello di 1290 metri e più 10 km di corsa con un dislivello di 440 metri, a vincere il francese Maxime Chanet, tagliando il traguardo con un tempo di 2 ore, 53 minuti e 8 secondi. Ottima la prestazione di Filippo Barazzuol, già terzo scalo del 2019, che stacca di 2 minuti Zalesa Nielsen. Poi di tutti italiano nella gara femminile, con Sara Meyer-Hofer, che finalmente conquista la vittoria a scanno dopo il secondo posto nel 2019 e il terzo nel 2018. Chiudono rispettivamente seconda e terza la campionessa del mondo, Eleonora Peroncini e Marta Mendico. Tante emozioni anche nella gara sprint, più breve, 750 metri a nuoto, 11 km in bicicletta e poco meno di 5 km a piedi, che vede la vittoria di Edoardo Petroni nella gara maschile, mentre sulle rive più alte del podio femminile sale Isabella Riegler. Il circuito di X-Terra tornerà in Italia del 24 al 26 settembre, con il più atteso degli appuntamenti, X-Terra Trentino Cross Triathlon e Cross Duathlon European Championship, gara che per la prima volta è anche campionato europeo di disciplina, grazie alla collaborazione con X-Terra, la Federazione Europea Triathlon e la provincia di Trento, Trentino Marketing e Appetito Lobiti Baraganella. Per Sport 24, Pietro Bornato.